Buonasera a tutte e tutti. È già molto difficile distribuirci su queste sedie, ma in qualche modo ce la faremo. Siamo qui per, come sapete ovviamente, per parlare del Giardino dei Ciliegi, che è l'ultima tappa della trilogia cecoviana diretta da Leonardo Lidi, con questa fantastica compagnia di attori e attrici che si sono, che hanno vissuto insieme questo viaggio durato 3 anni, e ieri sera ha debuttato al Carignano uno spettacolo che, vi confesso, mi ha dato un po' uno schiaffo, ma nel senso buono. Chekhov ci sembra sempre di, insomma, siamo un attore che conosciamo, che abbiamo già visto e da cui ci aspettiamo delle cose. Ecco, lo spettacolo di Leonardo Lidi e della compagnia qui presente è molto diverso da quello che ci si può aspettare, nel senso migliore del termine. Come voi sapete, è l'ultimo testo di Chekhov, è un testo che parla di una Russia che sta scomparendo. Adesso non sto a raccontarlo, perché chi l'ha visto lo sa, chi lo vedrà lo scoprirà, chi l'ha letto, insomma, non sto a fare un riassunto che sarebbe sicuramente poco rispettoso di tutto quello che accade in scena. C'è però un'atmosfera molto forte in questo spettacolo che a me ha fatto... è un tempo finito. È un tempo finito perché il giardino viene venduto, insomma, questa è, diciamo, la trama. La versione che Leonardo ha creato con loro è una versione molto contemporanea, ma che già ci parla di un tempo finito, ci parla già del Novecento finito, almeno questa è stata la mia sensazione. C'è molta plastica in scena, e questa plastica per me è proprio il segno di un secolo che ha distrutto il nostro pianeta, e questo aspetto, diciamo, ecologico non è, come dire, il centro focale del dramma, però è un aspetto molto potente, perché questi personaggi hanno dei costumi appunto datati, ma datati di un tempo abbastanza recente. Noi ce li ricordiamo queste tute con questi colori sintetici, ci ricordiamo queste cose, ci ricordano quell'ubriachezza degli anni 80 e 90 in cui sembravamo tutti un po' forse più felici, ma molto inconsapevoli. Ecco, questo spettacolo ci porta a quel tempo, ci porta attraverso Chekhov, che sembra un cortocircuito, ma in realtà il cortocircuito funziona perfettamente. Non aggiungo altro su questo, perché vorrei sottolineare il lavoro corale di questo spettacolo, ed sono molto felice che siano tutti qui, perché è un lavoro in cui si vede, si sente quella comunanza di intenti che non è così frequente trovare sui palcoscenici contemporanei. Si vede che questi attori si conoscono molto bene, che hanno lavorato con una grande sintonia, la regia lavora nella sintonia con loro e lavora nella... Si vede un lavoro di ricerca, nel senso, anche questo migliore del termine, a trovare qualcosa che ci dica, che ci renda Chekhov estremamente presente e anche estremamente... ci fa venire un po' i brividi. Io ieri sera ho pianto, ma forse è normale piangere sul finale. No, ma è un finale che fa piangere, cioè questo... Come sapete sicuramente, Chekhov voleva fare una commedia, voleva scrivere una commedia. È una commedia amara, è una commedia in cui la regia di Leonardo Lidi accentua dei toni grotteschi, almeno questa è la mia percezione. Ridiamo storto, stiamo in una tensione che è molto malinconica, ma è anche... appunto, fa un po' venire dei brividi, ma in senso buono. Cioè, io quando provo delle sensazioni epidermiche a teatro sono felice, perché vuol dire che mi sta succedendo qualcosa. Allora, chiudo questa premessa lunga e inutile. Ovviamente la prima domanda, dopo un percorso così lungo,
che mi viene da fare a Leonardo e poi eventualmente da trasferire anche agli altri. Cercheremo di variare un po', abbiamo poco tempo e tantissime cose da dire. E cosa ha significato fare tre tappe? E quindi l'ultima tappa si porta dietro quanto e anche quanto di imprevisto rispetto a quanto avevi immaginato la trilogia? Beh, in realtà hai detto tutte le cose intelligenti, quindi io non ho quasi più niente da dire. Grazie per l'emozione che ieri sera e adesso hai riportato, e per noi, penso di parlare per tutti, è molto importante. È la fine di un millennio e l'inizio di un nuovo millennio, tra l'altro, che è una cosa, leggevo il Calvino quest'estate che parlava del nuovo secolo, è quella la cosa che mi emoziona, cioè il pensiero di iniziare con delle regole vecchie un mondo nuovo. E ci parla di questo forse, no? Il giardino, nel senso che ognuno con la propria caratteristica, con la propria personalità si approccia a un passaggio, e questo passaggio fa sì che una parte di politica e quindi anche di politica culturale resta barbicata sulla nostalgia tradizionalista, non, compreso, ed è giusto che sia così, compresi gli spettatori che magari vorrebbero vedere il giardino per come se lo ricordano rispetto alla loro vita e rispetto all'infanzia, alla nostalgia dell'infanzia, che è un tema che è stato nelle messe in scena del Novecento molto importante per il teatro italiano da Strehler in poi. E c'è invece chi magari mette come sottoscritto l'attenzione sulla parte di no, c'è un cambiamento, ma non tutto questo cambiamento deve passare da ciò che c'è stato prima, ma dobbiamo anche renderci conto di quello che c'è nel presente, di quello che ci potrà essere nel futuro, con presunzione. È il motivo per cui sono direttore della scuola e voglio lavorare con gli studenti di recitazione, no? Per capire insieme a loro quale può essere il teatro del 2000. Siamo nel 2024, sono pochi 24 anni rispetto ai 1000, e quindi è ovvio che perdiamo, cioè è ovvio che siamo schiacciati dal passato, che il passato tradizionale italiano del teatro, della politica, è talmente importante, schiacciante, che adesso quello che vediamo è una sconfitta, che è quello che si vede nei personaggi del Giardino dei Ciliegi. Però è anche vero che il teatro deve in qualche modo muoversi nelle nebbie per cercare di capire cosa sarà il mondo che non vedrà e che nessuno di noi abiterà. E quindi è difficile partire da questo concetto per fare una regia. È difficile perché prima di tutto non puoi vincere, nel senso che se vinci perdi. E quindi se fai uno spettacolo che funziona è un po' un problema, e quindi bisogna capire anche come spaccare lo spettacolo quando ti sembra che stia prendendo invece una connotazione vincente. E però questo, per fortuna, qualcuno l'ha già fatto per noi, perché Chekhov questo passaggio di secolo l'ha attraversato. Noi, hai detto bene della plastica, per rispondere anche alla tua domanda, è un percorso che attraversa un secolo, perché iniziamo con gli abiti di inizio secolo nello spazio vuoto, arriviamo con abiti di metà secolo con uno spazio limitante da quello che abbiamo costruito con questa parete di betulla che è Zio Vania, per arrivare in un sacco dell'immondizia con i vestiti della Caritas per la fine del Novecento. Quindi qualcosa che tutti noi conosciamo, abbiamo conosciuto, e poi c'è l'aspetto politico-teatrale, che ovviamente per me, che vivo dalla mattina alla sera in teatro, è il focus, ma non per fare il teatro che parla di teatro, ma perché ovviamente parli di quello che conosci per poi andare a macchia d'olio e parlare di tutto. E quindi c'è il maggio 2020, dove l'ex premier dice: questi artisti che ci fanno tanto divertire e ci appassionano, molti si sono arrabbiati, a me non me più o meno fregato niente, non mi sono scandalizzato, però questo ha messo una piccola miccia all'interno di un sistema già indispettito e già stanco di tutte le manovre politiche avvenute in precedenza, e quindi si sono create tante tavole rotonde, tante associazioni, tante pagine Facebook, eccetera,
Io con la mia natura mi sono chiuso a riccio nella mia stanza e ho detto studiamo per essere pronti alla riapertura. Come? Evidenziando, secondo me, il centro del teatro italiano, che è il talento degli attori, ed è non è un caso che sono qui tutti e 12, infatti adesso scendo e sarete voi, e decidiamo un po' di turnover, e poi c'è il documentario, parliamo un sacco. Quindi il talento degli attori è cercare di evidenziare la loro importanza. Per fare questo, un progetto di 3 anni con lo stesso cast, per ricordare che vederli all'inizio in questo spazio vuoto e alla fine della trilogia in questo spazio vuoto, per capire che un po' tutte le responsabilità e i sacrifici sono richiesti all'attore. E quindi per me questa è una cosa che a me fa riflettere. Chekhov fa una cosa, secondo me, ama gli attori e oltre all'essere umano, e quindi l'autore giusto per affrontare questo passaggio era Chekhov. Poi ci sono mille cose da dire, però non ce la facciamo. Abbiamo pochissimo tempo. Turnover. Io forse faccio prova, cioè non so se ci riesco, però ci provo. E provo a dare semplicemente la parola a voi facendo un piccolissimo commento. Parto da Mario Pirrello, che ha una parte molto difficile, ma tutti questi personaggi si portano sulle spalle, alcuni hanno poche battute, altri ne hanno di più, ma insomma per ciascuno mi sembra di aver intuito che il lavoro che ciascuno ha fatto ovviamente è stato quello di individuare delle chiavi, di individuare dei toni, di individuare un tipo di presenza. Allora, nel tuo caso ovviamente c'è una chiave comica che un po' ci si aspetta da te, però il personaggio è un personaggio forse non dei più amabili, ma con a me è piaciuta molto la tessitura sentimentale e gli tentativi di avvicinamento che sono nel testo, ma che voi avete reso benissimo, di questo amore che non accade, che tu sfuggi continuamente, insomma, e poi c'è la musica, c'è il movimento, c'è una presenza molto che deve essere un po' contaminare, ma anche non in modo necessariamente positivo, insomma, come l'hai pensato il tuo modo di stare in scena, a me sembravi sempre un po' scomodo, cioè, ma questo è un po' scomodo nel senso buono, nel senso che ti trovavi in una posizione, non ti mettevi comodo, ecco. No, io difendo Lopakhin a spada tratta, senza mezzi termini. Per me attinge a un momento molto importante in cui un altro personaggio dichiara quello che in treno un filosofo gli aveva riportato, ossia buttati, è tutto lì il problema. Certo, Lopakhin ha una mentalità concreta, da contadino, gestisce i soldi suoi, quelli degli altri, quindi la materia la conosce, se ti dà un consiglio probabilmente è un consiglio giusto, ma non è speculativo rispetto a Liuba, rispetto agli altri. Per 2 atti lui si spende per far sì che delle persone che dichiarano l'amore verso qualcosa se ne prendano cura, perché sto in questo range di analisi, ossia la dichiarazione d'amore ad esempio non basta, la dichiarazione d'amore è solo l'inizio, ma poi l'amore deve essere concretizzato con delle decisioni. In questo caso potevano prenderne tantissime, ma non sono state prese, e nel momento giusto lui si è buttato. Io lo leggo più o meno così. Per quanto riguarda l'amore che non riesce a concretizzarsi,
Non apro il file, preferisco non aprirlo perché ho delle congetture eccessive. Grazie. Allora, la parte poi riferimenti, cioè io a un certo punto ho cominciato a vedere sordi e sono rimasto abbastanza soft. Ok, va bene. Allora, io chiederei invece a Orietta che ieri sera, tra l'altro, ci sono stati un paio di risate, anche un inizio di applauso dopo, perché forse il pubblico era in parte sorpreso di vederti in questo ruolo, che è un ruolo maschile in questo caso, trasformato in un fantastico ruolo sororale di Liuba, e tra l'altro che illumina il testo, secondo me, in dimensioni diverse, inaspettate, cioè non è soltanto un cambio di genere, però è un cambio anche di relazione, almeno così io l'ho visto, l'ho percepito. E quindi volevo chiedere a Orietta come si era trovata dentro questi panni e come, tra l'altro in una chiave che mi ha sorpreso di una, come dire, prontezza, no, cioè adesso se non fraintendermi, però aveva degli accenti comici che mi sono piaciuti molto. Allora, intanto sì, il fatto di affrontare un personaggio che è stato scritto per un uomo in realtà nella mia, sì, mi ha un po' frenato all'inizio. Eh sì, perché non riuscivo tanto bene ho avuto un po' di resistenze istintive, no? Ma in realtà è stata anche questa un'occasione straordinaria di studio, di un personaggio che si manifesta non poi così tanto, ma che ha un percorso. Vabbè, allora è difficilissimo parlare di un personaggio perché c'è dentro. Ci sono dentro tante cose che è difficile, delle quali è difficile parlare, perché entrano poi dentro un altro sistema che non è quello, sì, logico. Forse possiamo parlare, io non è che voglia parlare, mi piace talvolta una chiave autoironica che tu hai sviluppato molto bene nel personaggio, cioè il personaggio ha dei momenti di autoironia, di consapevolezza della propria, che sono, lei hai reso con grande efficacia. Ma a me di questo personaggio piace il fatto che come che si è reso, che rotola, come ci dice Leonardo, dei nostri personaggi. E l'ho affrontato nelle sue debolezze, che ha superato perché ha una certa età, perché si è rassegnata, usato il personaggio, si è rassegnata lei, e perché comunque ha uno spirito poetico. Mi piace questa cosa. Lei chissà, è una poetessa. Poetessa che poi è. Che non ha trovato la sua strada, o che si accontenta di farlo in mezzo a casa sua, in mezzo. Mi piace che sia una che sia ludopatica, che mangi, che abbia tante. Che parli con gli armadi. Che parla con gli armadi, sì, che parla con gli osli. E improvvisa, no, in quel momento lì, e che poi ha tutte queste. E che mangia, no? Per esempio, c'è quella battuta. Di me dicono che ho che mi sono giocata tutto il patrimonio in caramelle, che potrebbero essere anche altri tipi di caramelle, ma io le ho ho proprio pensato al fatto che lei mangia tanto. Questo personaggio poi alla fine ti piace? Così, sì, si vede, perché è un essere umano che non riesce, non ce la fa, che ha. Beh, un po' tutti, diciamo, ma in modo
magnifico, però ci prova, prova soprattutto, prova a comprare, lei pensa di riuscire a salvare, a salvarsi la proprietà, che è affezionata alla sua figlioccia e alla sua nipote, e che vuole bene un po' a tutti, che ha un modo di sopraffare Fierce, che però è forse il suo, la sua ancora di salvezza, anche se lei lo angaria. è un personaggio, e poi alla fine mi sono innamorata anche di questa persona. Eccomi. Allora, vado su Francesca Mazza, che ha il compito arduo, credo, di fare il personaggio di Liuba, che è emblematico, insomma, è il luogo, è colei che ha il legame più forte con questo luogo, che peraltro non l'abbiamo detto, ma gli attori sono continuamente rivolti alla platea, quindi il giardino siamo noi che guardiamo, e ci sono dei momenti di sguardi che tra l'altro sembrano proprio arrivare direttamente agli spettatori, cioè io mi sono sentita guardata a un certo punto da Francesca, non credo stesse guardando me, ma insomma quando vede la madre dice vedo... Non so se ero io, ma io ho pensato che anche le altre persone si sentissero guardate. Mi vedo ogni sera. Non so se ero io, ma comunque c'è questo cercare nel giardino, cioè guardare il giardino guardando la platea, guardando veramente negli occhi gli spettatori, no? E quindi il tuo sguardo ci ha guardato moltissimo mentre guardava il giardino. Allora, io ho una sensazione che era come se tu... avevi dei rapporti di contatti fisici, di abbracci con Ania, con Basia, con Orietta, non mi viene mai il nome del personaggio, ma tu mantieni insomma una specie di, cerchi di mantenere poi questo continuo pensare a Parigi, rifiutarla e poi in realtà volerci tornare. Dove hai trovato l'equilibrio per questo personaggio o il disequilibrio di questo personaggio? È stata ed è tuttora una battaglia dura. È persa, lei è persa. Lei perde il giardino, ma è un personaggio perso. E per quanto mi riguarda, la sfida è proprio quello di sentirsi persi in scena. Quando invece... la disciplina e l'esperienza di tanti anni di teatro ti indurrebbero ad avere un costante controllo di tutto quello che avviene. Quindi quello che Liuba sta cercando di insegnarmi è che ci si può perdere in scena. Questo rapporto fisico che vedevi, in realtà, chissà, forse un po' è lei che un po' si aggrappa, si appoggia anche sulle spalle di Lopakin, è un cercare un sostegno, cercare di tenersi in piedi, quando invece niente, è destinata a rotolare insieme alla sorella. E questa era l'indicazione costante che veniva dalla regia: rotola, rotola, rotola. Rotola. A qualsiasi domanda rispondeva più o meno così. Rotola. E quindi Lopakin che si butta, acquista questo giardino, il giardino che noi perdiamo, il giardino che comunque, sempre nelle indicazioni di regia, è il teatro. E quindi questo abbandonarlo alla fine dà un bel groppo in gola, anche perché si chiude anche la nostra trilogia, dunque ci sono, sì, questo diversi... non volevo dirlo, non volevo chiederlo quale sarebbe seguito, siamo stati invitati, confidiamo, a sostenere anche questa emozione, questo tipo di pensiero. Ci sono tanti pensieri quando si sta in scena che ti attraversano, fanno parte della tua vita personale.
e però fanno parte anche delle parole che incontri attraverso il testo, dei colleghi che lavorano con te, quindi le cose sono tante, le cose che attraversano. Questo anche guardare il pubblico, toccarlo, secondo quando verrà a teatro forse sarà toccato da me, da, anche tu, anche da te, e quindi questo, diciamo, sono tante le cose. Chiudo questo discorso confuso dicendo, riprendendo una cosa che tu hai detto all'inizio, no? Di questo andare a vedere lo spettacolo senza aspettarsi. Io credo che sia un atteggiamento sempre sano nei confronti del teatro. Questo stato di apertura, di non andare a teatro con le aspettative, sapendo già cosa trovi, è straordinariamente più interessante essere sorpresi. Quindi il mio invito è questo, insomma, venite a teatro in apertura. Grazie, Francesca. Vorrei che tutti potessero dire qualcosa. Adesso vado un attimo di qua, da Massimiliano Speziani, che fa un personaggio forse il più fisico dal punto di vista degli inciampi in cui si trova, 33 inciampi come viene soprannominato, ed è una delle tante presenze, c'è un dinamismo in scena straordinario, e sicuramente il tuo modo di stare in scena, la tua fisicità molto esposta, il tuo quasi danzare in scena è molto efficace nel rendere questo personaggio nella sua, diciamo, goffaggine. Poi in realtà tu non sei per nulla goffo, insomma, tu riesci con la tua abilità fisica a rendere la goffaggine attraverso appunto la gestione accuratissima del tuo corpo. Non so, ho detto una cosa che ho pensato vedendo. No, grazie, intanto buonasera. Volevo tornare a questa cosa che si diceva all'inizio, che è un privilegio poter lavorare 3 anni con il tempo e non contro il tempo. E penso che questa sia la più grande innovazione, il più grande cambiamento che ci auguriamo nel teatro, perché io sono un attore novecentesco e quando ho iniziato c'era molto tempo, si aveva molto tempo a disposizione. Poi verso la fine degli anni 90 così, si è tutto contratto e viviamo ancora questa contrazione, e quindi il coraggio di Leonardo di dare del tempo agli attori dimostra una cosa, che il talento, che sono d'accordo, in Italia è veramente un paese pieno di talenti, però il talento va, come dire, bisogna dargli tempo e lavorare con il tempo, e quindi questa fisicità, questa lavorare con il tempo mantiene giovani, allora mi viene da dire, perché io non aspettavo che avrei mai fatto queste, dopo un po', appunto, al Novecento, basta tutto questo movimento in scena, questi salti, eccetera, eccetera, ma evidentemente non è così, questo è il mio destino e va bene così. E questa vitalità nasce ed è una prosecuzione di un lavoro che ho fatto prima, diciamo, con lo zio Vania, no? Cioè, tutti questi personaggi che si pensa, appunto, Chekhov, l'apatia, ecco, in realtà sono di una vitalità incredibile, estrema. Probabilmente loro in Russia, appunto, bevono molto, molto più che da noi, proprio per controbilanciare questo, perché altrimenti spaccherebbero tutto, non lo so. E questa vitalità è stato interessante, perché diciamo che il contabile Pikodov è un po' la prosecuzione di zio Vania, che è come zio Vania la prosecuzione in un certo senso di Trigori. Bello, perché appunto non amo parlare del personaggio perché non lo so, appunto, se no mi metto a spiegarlo e non saprei, però è interessante vedere come l'attraversamento di queste parole. Chekhov poi le distribuisce a tutti i personaggi durante tutte le sue opere, come se avesse scritto un solo testo e lo distribuisce, quindi è poesia pura. E in questo senso, diciamo che Pikodov, l'indicazione è stata chiesta di essere clown, ma col corpo, ma non di diventare
di non dire, di non parlare come un clown, ecco, quindi, e questi contrasti, queste frizioni creano questa vitalità. Quello che mi sembra interessante è poi, siamo attori tutti diversi, però la richiesta è una, come essere vivi in scena e per poter veicolare queste istanze, queste domande che la regia pone e che il teatro ci pone. Grazie. Vado dall'altra parte, da Fierce, che è un personaggio meraviglioso, devo dire, e chiederei a Tino Rossi che è su una sedia a rotelle durante lo spettacolo, che credo sia una condizione di impedimento al movimento non da poco per un attore, nel senso che se l'attore si esprime con tutto il corpo, qui lui deve stare, perché poi lui è il personaggio che sta, è il personaggio su cui poi si appoggiano anche letteralmente, si siedono le due sorelle, che resta poi nel giardino. Come ti sei percepito nel tuo stare seduto, mobile ma seduto, e come ti sei sentito in quanto colui che ottiene le redini sotterraneamente della casa e delle... Dunque, il mio personaggio chiude un po' partendo da Gabbiano, dove anche lì ero osservatore, diciamo così, un po', proseguendo con Giovanni e continuando, chiudendo col giardino, ho sempre questa funzione un po' di chi sta a vedere fra quello che è stato e quello che sarà. Infatti sembro un po' fuori tempo, soprattutto in Fierce, quando tutto corre, tutto è veloce, io sono sempre, per il non sentire, per il non potermi muovere, sempre un po' in svantaggio rispetto alle situazioni, e poi addirittura dimenticato e tutto il resto, per cui insomma c'è sempre questo stare in appoggio agli altri, e però volerci stare, e infatti anche nel momento della festa, nonostante tutto, sono lì, sembrerei inadeguato per la situazione, ma anche lì ci sono, insomma, diciamo, è questa presenza continua che così, che partecipa e guarda. Sì, e guarda. Sì. Sì, è stato un percorso molto importante per me personalmente, e anche dal punto di vista attoriale, molto forte, molto intenso, decisamente sì. Allora, non so, veramente mi so, è difficilissima questa cosa che devo cercare di... Mamma mia, cioè quasi come fare il giardino dei ciliegi. Allora, Angela Amalfitano, personaggio della donna che non è più capace che ha le mani che ormai sono delicate, un personaggio struggente. A me commuove moltissimo, anche in questo caso la relazione, diciamo, questa specie di triangolo zoppo, è fortissimo il rapporto con Yasha, che c'è ma cresce. Io conosco Angela da tanti anni, quindi sono molto contenta di averla rivista finalmente in scena, e non sia nessun disagio chiedere dei personaggi, perché poi anch'io mi piace più parlare del lavoro degli attori più che del personaggio, per cui come hai pensato a questa donna, come l'hai resa, come ti sei messa dentro, cosa le hai dato, insomma. E ci sono arrivata con le indicazioni di Leo su una serie TV di Netflix che si chiama Shameless. No. Avete
avete visto Shameless? Perché lei era l'eclatario e la rotolare. Esatto, esatto. Allora, non sapeva più come fare per aiutarsi. Ha detto no, insomma, però c'è questa cosa, c'è, cioè noi amiamo gli attori, il lavoro che fanno questi attori fantastici in quella serie, sono meravigliosi, no? Comunque il lavoro è stato come per Polina nel Gabbiano, contro quello che io mi aspettavo nella lettura del testo, nella lettura del personaggio su carta. È andato contro, quindi non è stato facile, ma a un certo punto qualcosa si è mosso e mi ha aiutato tantissimo questa indicazione, cioè il proletariato delle periferie, grandi città come Chicago o anche italiane, comunque queste donne schiacciate anche nella voce, adesso lo sto anche sentendo qua, perché quello che da attrice novecentesca facevo era flautare, invece qua si va contro, si timbra, si schiaccia in gola, anche manifestando rabbia e sentimento con gli ascia, forse celando una fragilità che poi si rivela nel quarto atto, ma facendola un po' la spavalda, la bulla. E tutto questo spara nel primo e secondo atto, si incrina nel terzo, durante la festa, durante i balli, in questo odio amore verso Yasha, lo voglio ma lo odio, e poi appunto arriva alla fragilità estrema, alla scoprirsi estremo del quarto atto. Quindi non è, per quanto riguarda il mio arco di lavoro sulla trilogia, sono tutti personaggi diversi e di questo, come di tutto, sono gratissima a Leo, dell'esperienza che ho fatto, di quello che ho imparato ancora, e gli sono veramente tanto grata. E sono personaggi diversi, ma vanno entrambi, soprattutto Polina del Gabbiano e Dunia, Duniascia del Giardino dei Ciliegi, ma vanno contro entrambi quello che alla lettura ci si aspetta, almeno io mi aspettavo. E poi un'altra parola che ci ha detto il regista è punk, e mi piace tantissimo, io cerco di essere punk. Ecco. E grazie. Grazie Angela. Vado su Christian. Trofimov, che è un personaggio, forse uno dei personaggi che, a meno che io ricordo più nitidamente nel Giardino, perché ha delle caratteristiche abbastanza precise, abbastanza nitide, e anche colui che sembra aver capito meglio degli altri che cosa sta per succedere, che comunque vede il futuro meglio degli altri, con evidentemente non tutta questa lucidità poi alla fine, però insomma l'eterno studente, insomma sono tutta una serie di caratteristiche. Il personaggio viene molto detto anche dagli altri personaggi, viene molto descritto. Anche qui mi voglio dire una cosa un po' banale forse, ma quando ho immaginato, vi ho immaginati nel cast, ho pensato era difficile, facendo tre Chekhov, riuscire a trovare la combinazione giusta. E invece in questo Leonardo secondo me ha fatto aveva queste persone, questi attori, e ogni volta sono perfetti cioè non so, sembrano scritti su di loro questi personaggi, e quindi vuol dire che funzionano molto bene. Trofimov non potevi che essere tu da un certo punto di vista, secondo me, nella vostra compagnia, e quindi il tuo modo di stare in scena, la tua presenza funziona molto bene col personaggio, come per tutti.
e che cosa è stato per te pensarti come Trofimov, e anche in questo caso c'è una relazione, ci sono due persone che si incontrano, però si incontrano, non si capisce mai bene se sono esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Poi Asha dice una battuta molto importante sulla nuova vita, anche lei vede un futuro, ma insomma non so quanto sia lo stesso futuro. Tu come la vedi questa storia? Come ti vedi tu come tuo figlio? Nel senso che hai detto una cosa molto bella che subito è stata il mio punto di partenza, che ne parlano tanto, non c'è molto, ma ne parlano tanto, ne parlano anche molto male a volte, ma anche di fronte a lui senza problemi, chissà perché, no? E poi soprattutto il pensiero che porta lui è vero, come dici tu, un pensiero che può guardare al futuro, ma la cosa molto bella e secondo me anche molto umana di Trofimov, come tutti i personaggi di Chekhov, è che ha ragione, non ha ragione, è vero, non è vero, non si sa. Cioè, la cosa bella di Chekhov è che vale il punto di vista del personaggio, ma non quello dell'autore, mai. Cioè, non c'è mai il giudizio dell'autore. L'autore dice, io ti do il punto di vista, per questo arriva e fa un discorso politico. Poi però, non ti sto dicendo che è giusto, o che deve essere così, ti sto dicendo che lui fa questo discorso. E poi sta a tutti noi, al giardino, a decidere, nel senso non a chi lo vive in quel momento lì. E io non riesco, come vedo anche tutti i miei colleghi, non si riesce a parlarne staccati dagli altri due lavori. Sebbene io non sia presente in Giovanni, per me anche Giovanni è stato fondamentale vederlo, perché ogni sera, ma ancora adesso, mi succede che risento delle parole che risuonano negli altri testi, che ritornano, sono mondi, punti di vista che può avere Astrof, ce l'ha Trofimov. E allora io dico, cavolo, è bellissimo questa cosa, quindi io non riesco, faccio molta fatica a non parlare della trilogia. Certo. E sicuramente Trofimov fa una prosecuzione con Kostya in qualche modo, sicuramente, e a me piace pensarlo così. È vero, porta un pensiero altro, ma è lì da prima di tutti, dorme, ma è lì da prima di tutti. Trofimov, quindi non è staccato, non è Lopakhin, non è uno che arriva e si impossessa di un luogo, lui è lì da prima di tutti, dall'arrivo di tutti, e dorme. A me piace pensarlo così, piace pensare che Kostya si sia addormentato e si sia risvegliato dopo tanti anni così. Per fame, cercare qualcosa in frigorifero. Però sì, quindi io questo ti posso dire, non... Credo che la cosa bella sia, e che è una cosa che ci chiede anche tanto Leonardo, e che, come diceva anche Francesca prima, è una delle cose più complicate per chi sta in scena forse, è non cercare mai un giudizio né su se stessi né su quello che si sta facendo, ma essere lì e lasciare che le parole di Chekhov ti attraversino, e lì è il lavoro, no? È ogni sera cercare di ritrovarlo laddove è possibile, e tutto questo sì, è possibile con il tempo. Quindi che cos'è Trofimov? Me lo sta dicendo il tempo, le prove sono state così, non abbiamo parlato molto, abbiamo fatto tanto, non abbiamo discusso tanto, è successo, ci siamo dati del tempo, e questo è molto prezioso, perché le cose ti scivolano via, perché quel tempo non serve solo a capire il personaggio, ma anche a in qualche modo abbattere qualche resistenza, qualche ramo in più del giardino che può dare urto, fastidio, può essere un po' di ostacolo. È bello invece darsi quel tempo, non sempre possibile, e per questo che io sono, per me questo spettacolo è un tutt'uno, e quindi sono felice di esserci. Tutto. Non ho detto, ma forse lo sapete, che il 30 c'è la maratona, quindi li potete vedere tutti e tre di fila, cosa che consiglio caldamente, ovviamente, a chi lo può fare, di farlo. Allora, arrivo alle due sorelle, che sono le... non so, sono...
Il vecchio e il nuovo sono, si percepisce, c'è questa scena tra l'altro in cui vi lavate i denti, che è una scena di sorellanza molto, molto bella, però appunto una sorella è lì, sta lì, l'altra arriva, riparte con carica di una fiducia, ma c'è, ecco, mi sembra nella vostra presenza qualcosa di legato ancora all'infanzia, cioè sono figure di giovani donne che però hanno la tua tutina d'ape meravigliosa, che appunto a me ha poi suggerito un aspetto di infanzia, di gioco perduto ma ancora un po' presente, no? Anche questa scena di lavarsi i denti insieme rende molto l'idea di un'infanzia che si è, che è trascorsa in quel luogo e che poi si aggiunge, in realtà si aggiungono delle altre cose, la vita reale porta delle cose sulla scena, perché è inevitabile che sia così ed è bellissimo in realtà, perché poi cioè, questo personaggio è veramente il nuovo in tutti i sensi, ecco. E, come intanto vi siete pensati come siete, non siete proprio sorelle, però insomma lo siete in qualche modo, come avete pensato questa, anche le differenze che vi segnano? Ma allora, non abbiamo fatto proprio un lavoro sulla sorellanza, ma non ce n'era bisogno, perché in questa combinazione di ruoli che non è stata pensata dall'inizio da parte di Leo, non è che lui ha deciso così, almeno è questo percorso che ognuno di noi avrebbe fatto, quello che è successo è che abbiamo diviso un gran bel pezzo di strada insieme, tra l'altro noi anche da prima, perché avevamo fatto anche Signorina Giulia insieme, quindi questo per dire che il discorso sul tempo ha fatto sì che si creassero dei rapporti e magicamente o non magicamente, volutamente o non so, nel giardino non c'è stato bisogno di lavorarci in qualche modo, anzi la richiesta era proprio quella di non pensare alle relazioni, ma più che altro pensare a quello che per noi era il giardino, e quindi in questo caso il teatro e pubblico, tutto quello che c'è dentro, e, però appunto senza pensare alla relazione c'era già un rapporto scenico, al di là di quello che poi è nella vita, che comunque era stato tanto frequentato e che quindi ha garantito una base di partenza, di complicità, di unione di intenti tra tutti noi, però parti dal momento in cui devi raccontare un rapporto con un vantaggio, perché ce l'hai già in qualche modo, lo puoi plasmare come vuoi, anche se fosse stato un rapporto conflittuale, si partiva comunque da un'intesa, e quindi questo è un regalo che ci è arrivato anche proprio perché il percorso è stato fatto in 3 anni, questo vale anche per un rapporto con Pachin, per quanto mi riguarda, no? Da Giovanni, c'è cioè la possibilità di, cioè tu approcci un personaggio, il rapporto con questo personaggio con un altro partendo già da un livello a cui sei già arrivato e che quindi ti dà la possibilità di saltare delle tappe e di giocarti subito, di mettere in atto dei giochi da subito. Quindi questo appunto rispetto alle sorelle mi sembra che sia... E poi, vabbè, ci sarebbe tanto altro da dire, ma non c'è tempo, però c'è tempo, vorrei far parlare prima rispetto al fatto che non c'è. È magico anche che lei dica benvenuta a vita nuova, visto che... Sì, ecco, rispetto alle battute che mi trovo a dire io, che sono da testo proprio, non abbiamo aggiunto niente, quindi è stata una cosa un po' particolare, la sovrapposizione della vita vera rispetto alla scena, ecco, è stata una cosa anche... magica da un certo punto di vista. Per quanto riguarda i rapporti, ecco, per me personalmente questo è stato un lavoro un po' più difficile degli altri, perché in Gabbiano, in Giovania, i personaggi che faccio io hanno un arco a me più chiaro. Qui Ania è un personaggio che ha come dei flash dove entra, succede una cosa, dice una cosa, va via, entra e dice un'altra che sembra in opposizione a quella che ha detto prima e va via. E quindi abbiamo parlato a lungo anche con Leonardo del perché, del cosa è successo nel mezzo, perché ha cambiato idea, perché... Poi a un certo punto, una cosa che Mario mi disse quando abbiamo fatto Ziovania,
No, no, tu mi chiamavi, io facevo Sonia e lui mi chiamava la consolatrice, perché Sonia è, quel è un personaggio che va appunto a consolare lo zio, a... e questa cosa qui in qualche modo, in modo molto diverso, perché sono due personaggi molto diversi, ma mi ha dato una chiave di lettura anche per questo personaggio qui, perché comunque Anya si presenta in scena dopo che è andata a riprendere la mamma da Parigi, quindi la cosa è... Il mio intento principale è: mamma, ti prego, devi stare bene, stai qua, stai bene, salvati, non ti... E poi c'è tanto altro, c'è il rapporto con Trofimov, che è sicuramente un rapporto di affetto, ma è anche un rapporto dovuto al fatto che loro due, rispetto agli altri, guardano al futuro, guardano a un futuro diverso probabilmente, non guardano più a quello che è stato, a quanto è bello questo posto, ma al andiamo avanti, quindi cerchiamo una nuova strada, quindi... sì, mi fermo anch'io perché c'è tanto tanto da dire, ma è complicato. Posso... Allora, Yasha, io gli ho fatto i complimenti, fatti a tutti quelli che ho incontrato, ma il suo personaggio è un personaggio abbastanza piccolo, cioè piccolo, insomma, non ha tantissime battute, ma è un personaggio abbastanza cruciale, credo, nell'intercettare... nella scena della festa, tu sei quello che veramente balla, si diverte tantissimo, è un personaggio che sembra aver, insomma, un po' fregarsene degli altri, no? Fa un po' quello che cerca il suo piacere, è un personaggio un po' edonista. Quindi in questo senso è anche quello più in sintonia con i tempi di questo allestimento, un personaggio appunto edonista. E poi c'è questa scena che a me ha colpito molto, di te con questo sacchetto che raccogli gli avanzi della festa, no? Le pulisci, ma nello stesso tempo fai qualcosa di un po' insomma, che mostra sì qualcosa di che è finito, quindi si raccolgono i resti, no? Quindi volevo... No, abbiamo veramente pochissimo tempo perché adesso c'è il documentario che consiglio a tutti di vedere per avere proprio insomma, il respiro di questa trilogia, quindi dobbiamo chiudere rapidamente, però volevo chiederti come avevate lavorato su Yasha per dargli questa, diciamo, forse rispetto a quanto è nella pagina, una dimensione, cioè un senso proprio di prospettico nello spettacolo. Penso che sia molto significativo il fatto che questa è una compagnia che lavora insieme da 3 anni e io sono qui solo per questo spettacolo. E questa... No, no, no. questa... No, nel senso che con alcuni avevo avuto insomma, il piacere di lavorare, ma... sono subentrato in questa trilogia, in questo progetto all'ultimo e questa è un'opportunità, ma è anche un'opportunità per essere opportunista di un progetto insomma molto più grande di quello che è il lavoro mio nel singolo spettacolo e anche per il ruolo, nel senso perché Yasha è opportunista, diventa un'opportunità per me come attore, come personaggio per trovare quella che è la sua strada, essendo un garzone, non avendo niente, ma avendo, diciamo, il favore delle persone importanti di questa famiglia. E quindi il sogno di andare a Parigi, di farsi le belle donne, di spendere i soldi non suoi, e quindi, insomma, penso che il lavoro si sia concentrato molto su questa parte qua. Infatti io mi sento molto vincente e sia, cioè, insomma, per l'opportunità che mi è stata data, sia perché in verità mangio in scena, che tra l'altro è una cosa che in teoria ti dicono, ti insegnano, non si mangia mai in scena, insomma, faccio proprio un po' quello che mi va, se fumo, sbadiglio, se sono stanco, quindi... Ma proprio certi rumori, ma... però col tempo... Esatto, sculaccio. Tutto quello che fai molto bene. Allora, Giordano e Maurizio sono
se non sbaglio siete passati tutti. Siamo leggermente in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, il personaggio di Charlotte è un personaggio particolare nel dramma, perché è un personaggio che non sa esattamente chi è. Questa lei dice non so chi sono. E quindi la scelta di farlo fare a te, non so se sia dovuta a una questione di cast, cioè non ho fatto questo calcolo, oppure è stata proprio una scelta di far fare un ruolo andravestì, insomma, quindi a te che fai Charlotte, che il tuo modo di essere un personaggio femminile, con una parrucca, insomma, con un ruolo di travestimento, sì. Abbia, da dove sia partita questa scelta, come l'hai, cioè la parte, la tua piccola danza iniziale, che è deliziosa perché esprime tutto, quei movimenti che fai in quella danza iniziale sono per me meravigliosi, nel trovare una chiave per Charlotte, insomma, come chiamarla, Carlotta. Dai, perché dopo magari lo chiediamo a Leo. Io quello che mi fa piacere dire è che sono innamorato di questo personaggio e che l'amore è sbocciato presto, contrariamente al percorso precedente, dove magari c'era un amore non corrisposto, nel senso che ero innamorato e lo sono ancora anche di Dorn e di Serebriakov, ma abbiamo stentato a trovare l'armonia di coppia, diciamo così. Voglio dire, come una metafora, che per me a un certo punto è stato molto facile, che non è mai una bella cosa da dire per un attore, perché quando si dice è facile, spesso si rischia di essere presuntuosi con se stessi, soprattutto, non con gli altri, ma l'importante è soprattutto quello che accade dentro nel nostro lavoro rispetto a un fuori, però è stato così, cioè all'inizio non sapevo proprio dove andare a parare, poi a un certo punto mi sono proprio innamorato di questo personaggio, che ha alcuni punti in comune con me, nel senso che anch'io canto sempre, no, ci tengo anche a dire quello che anche altri colleghi hanno detto, cioè che i tempi di questo lavoro sono stati dei tempi molto preziosi per noi. Questa cosa triennale è una cosa che è qualcosa che ti nutre dentro, e credo che Chekhov sia proprio l'autore giusto per questo, nel senso che, come qualcuno ha già detto, i temi tornano, i temi trascolorano uno nell'altro, appaiono sempre in filigrana gli stessi temi senza mai un giudizio, e questo è molto molto bello, prezioso, e in 3 anni è stato possibile farlo. Grazie. Last but not least, Giordano Agrusta, che recita nel personaggio di Piscic, che è un personaggio personaggio è, nel senso, come io trovo molto molto commovente il momento in cui Piscic restituisce i soldi, no? Perché tu non, insomma, viene trattato un poco fastidio, no? Poi a un certo punto ha questo momento di, diciamo, di riscatto, per cui può effettivamente restituire i soldi, e quindi questo suo stare un po' sempre
è un personaggio un po' che si muove sulla scena, non si capisce mai bene dove sta, dov'è, con chi sta, eccetera. Tu questa cosa la rendi molto bene e ne rendi un aspetto un po' lunatico, un po'... non so, questa è la mia impressione finale, poi mi taccio perché dobbiamo... No, ma lasciate l'ultima parola. Mi disse proprio, pensa un po' a un senza tetto. Siccome bene o male amo anche in questi tre anni, mi è capitato di segnare con le battute degli sconfitti. Quando mi ha detto senza tetto, ho pensato anche a Rain Dogs, l'album di Tom Waits che parlava dei cani che vagano sotto la pioggia e la pioggia cancella le tracce, quindi non hanno un passato ma non sanno dove andare, quindi non hanno un futuro e sono i senza tetto in realtà. Quindi ho pensato a questo e al fatto che in questi tre anni nessuno sapeva dove stare, di quelli che ho incontrato proprio testualmente, camminano 6 chilometri uno, un altro non sta in casa sua. E questo non sta in casa sua, e Chekhov ci dice chi è, che è un ex proprietario terriero, però è capitato a tutti di incontrare persone decadute che hanno fatto degli sbagli. Io ne ho piena l'infanzia, sono di Taranto, quindi ai tempi, negli anni 90, ci fu una crisi economica abbastanza forte, l'acciaieria iniziava, mi ricordo di vari palazzinari, ex miliardari che portavano la stessa cravatta tutti i giorni, iniziavano anche a emanare gli odori di tutti i giorni, iniziavano a vendere gli oggetti di casa, poi a perdere casa, andavano a giocare a poker, perdevano tutto, e era quello che un tempo forse si chiamava il sottoproletariato, diciamo. E mentre provavamo a Perugia c'era un altro senza tetto al cui ultimamente è stato fatto un TSO, mi hanno detto ieri, che incontravamo ogni giorno, e ho detto forse anche l'occasione per raccontare tramite Chekhov anche tutta questa storia di gente che vaga per il mondo senza ben sapere chi sia. E quindi l'ho presa così, e devo ringraziare Leonardo ma anche tutti gli altri perché è stato un lavoro collettivo anche su questo, cioè è Chekhov. Quindi c'è spazio per tutti, e poi mi piace chiudere ogni spettacolo con quasi frasi di chiusura, che tempo splendido, perché è bello dirlo oggi e nonostante tutto penso che lo sia e penso che sia bello dirlo. Ecco qua. Grazie. Allora, grazie a Chekhov, grazie a Teatro Stabile.